Vi voglio raccontare quello che succede nella nostra città. Stamattina mi sono recato alla guardia medica perché sapevo che alle 10 avrebbero aperto. Sono arrivato alle 10 meno 10, fuori alla porta ho trovato una ragazza e poi ho capito che era una dottoressa che veniva da Salerno che aspettava che il suo collega arrivasse alle 10 per aprire la porta. Con me c'erano altre 7 persone in attesa, naturalmente al sole, senza nessun tipo di copertura, senza possibilità di sedersi, e alle 10... Sotto il sole per quasi un'ora ad attendere l'apertura degli uffici della Guardia Medica di Pagani in via Olivella. Ma niente da fare, e alla fine, per evitare qualche problema di salute, 10 persone circa, in attesa, si sono spostate al Nocera Inferiore, dove la guardia medica invece era aperta, e così hanno potuto ottenere risposta alle loro esigenze, ricette, visite o documentazioni. Disavventura quindi per alcuni cittadini, uno dei quali ha contattato la nostra redazione, in particolare l'ufficio reclami, per sottolineare questa vicenda che in un sabato così caldo ha lasciato davvero l'amaro in bocca. Ma attenzione, non solo i cittadini, secondo il racconto di una delle persone, infatti anche una dottoressa era rimasta fuori e in costante agitazione al telefono, continuamente nervosa, preoccupata per la mancata apertura della guardia medica. Gli utenti hanno atteso quasi un'ora, come si diceva, senza nessuna comunicazione. Qualcuno ha cercato di effettuare qualche chiamata ai numeri verdi dell'ASL, ma senza mai ricevere risposte. Non è la prima volta che ritardi, mancate prestazioni, code interminabili alla Guardia Medica di Pagani diventano oggetto di proteste da parte dei cittadini, che varie volte hanno segnalato disguidi alla nostra redazione giornalistica. Tra l'altro è stato riferito a Telenuova che è insostenibile il fatto non solo della mancata apertura nell'orario previsto, ma anche dell'assenza di un posto dove eventualmente attendere all'esterno, un'area coperta magari con possibilità di seduta. Invece, per queste persone, non solo il danno, ma anche la beffa, sotto il sole e non di Riccione, ma di Pagani.